Io ho già lavorato la lunghezza della mia parte del dietro per arrivare allo scalfomanica e ho raggiunto i miei 20 centimetri. Ci andremo adesso a riattaccare sul davanti, mi raccomando, fatelo sul dritto del lavoro, altrimenti la differenza si nota. E in giri di andata e in ritorno lavoreremo la sequenza, che sono solo due giri, fino ad arrivare alla lunghezza che ci serve per il nostro scalfomanica. Il mio in questo caso, vi ripeto, è 20, uno scalfo comodo. Ci andiamo a riattaccare all'altro lato e andiamo a lavorare il giro di assestamento prima della nuova sequenza per raggiungere la lunghezza dello scalfo. Partiamo da dove abbiamo l'altro marcatore che delimita la spalla. Vi ricordo, io ho lasciato quattro motivi per la spalla. 1, 2, 3 e 4. Mi vado a riattaccare sulla 1, 2, 3, 4, 5, 6, sulla settima maglia del motivo, mi aggancio con un punto bassissimo, in questo modo, e iniziamo la lavorazione del giro. Allungo leggermente la solina, rientro di nuovo nel punto in cui mi sono agganciata e vado a lavorare un punto basso. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carico il filo, vado nel primo archetto disponibile. Carico 3 volte il filo, chiedo scusa. Vado nel primo archetto disponibile e lavoro in un punto alto triplo. Ancora 3 catenelle di separazione per lo spazio, carico 3 volte il filo, rientro sempre nel primo archetto e lavoro un secondo punto alto triplo. 3 catenelle di separazione sempre per lo spazio, carico 3 volte il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro un punto alto triplo. 3 catenelle, ricarico il filo, rientro nell'archetto e lavoro un secondo punto alto triplo. 3 catenelle di separazione, vado sulla settima maglia del motivo seguente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e lavoro un punto basso. E questa è la nostra sequenza di ripetizione per questo giro. Sono arrivata all'altro marcatore del davanti e ho chiuso l'ultimo archetto di 3 catenelle sulla settima maglia del motivo con un punto basso. Voltiamo il lavoro e partiamo con il primo giro del motivo che andremo a lavorare fino a raggiungere la lunghezza dello scalfo manica. Allungo leggermente la solina, rientro nella maglia bassa che ho appena lavorato e lavoro un punto basso. 3 catenelle per l'archetto, vado sulla prima maglia alta tripla che ho a disposizione e lavoro un punto basso. 3 catenelle per l'archetto, vado sull'altra maglia tripla e lavoro un punto basso e continuo in questo modo fino a raggiungere l'altro lato, sempre con 3 catenelle, un punto basso sulla maglia alta tripla. 1, 2, 3, un punto basso sulla maglia alta tripla. 3 catenelle, un punto basso sulla maglia bassa che abbiamo lavorato sul motivo sottostante. E questo è il primo giro della nuova sequenza.
lavorato le ultime 3 catenelle per l'ultimo archetto, entriamo nella maglia bassa e andiamo a lavorare l'ultima maglia bassa. Dell'ultimo archetto. Vedete, pazienza, il filo non scorre. Ecco qua. Voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare il giro successivo. Maglia allungata, ritorta. 3 punti alti nel primo archetto di 3 catenelle. 1, 2, e 3. Una maglia alta sulla maglia bassa che chiude l'archetto, 3 punti alti nell'archetto successivo, 1, 2 e 3. Un punto alto sulla maglia bassa che chiude l'archetto e continuiamo in questo modo fino ad arrivare all'altro lato, lavorando 3 punti alti nell'archetto, un punto alto sulla maglia bassa. Chiudiamo il giro lavorando l'ultimo punto alto sulla maglia bassa iniziale. E questa è la nostra sequenza di ripetizione che andremo a fare fino ad aggiungere lo scalfo manica. Andremo ad alternare il giro di archetti al giro di punto alto fino a raggiungere la misura che ci serve. L'importante è terminare con il giro di maglia alta. Vi faccio vedere l'inizio di quest'altro giro di archetti e poi continuerete voi fino alla lunghezza che vi occorre. Vi ricordo che l'ultimo giro dovrà essere il giro di maglia alta. Allungo leggermente la solina, rientro nella maglia alta appena lavorata e lavoro un punto basso, 3 catenelle, salto 3 punti, nel quarto vado a lavorare un punto basso a chiudere l'archetto, 3 catenelle, salto 3 punti di base, nel quarto un punto basso a chiudere l'archetto e continuo, come vi dicevo, fino alla fine del giro. Andremo poi a ripetere di nuovo il giro di maglia alta, un altro giro a punto archetti e termineremo con il giro di maglia alta. Io ho lavorato, come vedete, 3 sequenze e ho raggiunto la lunghezza che mi serve. Voi, se avete necessità di aggiungere qualche giro in più, l'importante è che terminate l'ultimo giro con il giro di punti alti. Andrete poi a lavorare anche il dietro, senza staccare poi il filo, perché continueremo con la lavorazione del giro manica e in tondo per il tronco. Una volta che abbiamo raggiunto la lunghezza dello scalfo manica, andiamo a chiudere il giro manica e continueremo ancora lavorando questa sequenza per altri 1, 2, 3 giri. Nell'ultimo giro ho fatto una diminuzione, un blocco sì e un blocco no, per andare a riproporzionare un pochettino il tronco e poi ho inserito la nuova sequenza. Ho già lavorato una manica, voi se volete potete lasciarlo a giro, io invece ho ripreso lo stesso motivo dello sprone sulla parte alta e laterale della manica, mentre nella parte sottostante ho ripreso la lavorazione in blocchi della fascia del seno. Adesso vi faccio vedere su campione come andare a chiudere sottomanica e ricominciare la sequenza in tondo. Questo è il mio campione. Come vi avevo detto precedentemente, dovevate terminare
con il giro di maglia alta. Facciamo conto che io abbia raggiunto la mia lunghezza dello scalfo manica e andiamo a chiudere il sottomanica, poiché non amo molto i sottomanica stretti sotto le ascelle. Io ho chiuso il giro, ho chiuso in tondo con l'aggiunta di 3 blocchetti per allargare ulteriormente il giro manica. Se voi invece ritenete che il vostro giro manica sia giusto, partendo dall'ultimo giro, quello di maglia alta che abbiamo fatto per arrivare allo scalfo manica, senza staccare il filo andiamo sull'altra parte del lavoro, entriamo nel primo punto di lavorazione in questo modo e chiudiamo con un punto bassissimo. Mi raccomando, fate questa operazione con il dritto fronte a voi, altrimenti poi quando andremo a lavorare in tondo ci ritroveremo sul rovescio del lavoro. Allora, questo, ecco qua, questo è il dritto, quindi se non dovete aggiungere nessuna catenella per allargare ulteriormente il sottomanica, andate nel primo punto di lavorazione dell'altra parte, estraete il filo e chiudete semplicemente il sottomanica, vedete? E da qui ripartiremo con gli altri 3 giri della sequenza di lavorazione in tondo. Se invece dovete aggiungere dei centimetri per allargare un pochino il sottomanica, io ho fatto in questo modo, ho aggiunto 3 modulini che sono stati sufficienti per la mia larghezza. Poi aggiungetene quelli che vi servono in questo modo, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado nella chiusura del punto, dell'ultimo punto di lavorazione e lavoro il mio punto alto. Se devo aggiungerne ancora, faccio 1, 2 e 3, carico il filo, vado nell'incrocio di chiusura del modulino sottostante e chiudo la mia maglia alta. Io per il mio sottomanica ne ho aggiunti 3, quindi ne vado ad aggiungere un altro, 1, 2 e 3, carico il filo, vado nell'incrocio di chiusura del modulino precedente e lavoro la mia maglia alta. Sempre tenendo il dritto fronte a voi, andate dall'altra parte sul primo punto di lavorazione, entriamo e chiudiamo semplicemente con un punto bassissimo e abbiamo chiuso il primo sottomanica. Adesso, continuando la nostra lavorazione in tondo, andiamo a lavorare il giro di archetti, il giro di archetti sul quale poi lavoreremo il nostro punto blocchetti, e lo lavoriamo in questo modo. Allungo leggermente il filo, vado nello stesso punto di lavorazione in cui ho chiuso adesso il giro manica e lavoro un punto basso. Faccio 3 catenelle di separazione per lo spazio, carico il filo, vado sulla maglia che vedete chiude il primo blocco e lavoro un punto basso. 3 catenelle di separazione, salto le 4 maglie centrali, le 3 maglie centrali del blocco, vado sulla maglia di chiusura, vedete la maglia che chiude il blocchetto, e faccio la mia maglia bassa a chiudere l'archetto e continuo in questo modo fino ad arrivare all'altro sottomanica. Sono arrivata all'altro sottomanica da chiudere, vedete, devo lavorare l'ultimo archetto e faccio in questo modo, 1, 2 e 3 che sono le catenelle di separazione dell'archetto. Adesso, se io non devo aggiungere catenelle, entro nel punto che chiude il blocchetto
sempre tenendo dritto il sottomanica che devo chiudere, vado nel primo punto di lavorazione dell'altra parte e estraggo il filo da tutti e due i punti, vedete, e lavoro il mio punto basso. Questo nel caso in cui io non devo aggiungere catenelle, quindi continuo lavorando le mie 3 catenelle per l'archetto e il punto basso sul punto di chiusura del blocchetto dell'altra parte e continuo semplicemente a terminare il mio giro di archetti. Se invece, come abbiamo fatto dall'altra parte, io devo aggiungere delle catenelle, in questo caso io ho aggiunto dei modulini, voi aggiungetene 1, 2, 3 a seconda della larghezza che dovete dare. Procedete in questo modo. Lavorate le 3 catenelle per l'ultimo archetto, entro semplicemente nell'ultimo punto di lavorazione di questa parte e lavoro la mia maglia bassa. E vado adesso ad aggiungere i modulini, quindi le 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, rientro sulla maglia bassa, faccio e lavoro la maglia alta per chiudere il primo modulino. Faccio le 3 catenelle per alzarmi, carico il filo, vado nell'incrocio del modulino precedente, estraggo il filo e chiudo la mia maglia alta. Faccio l'ultimo modulino, 3 catenelle, carico il filo, entro nell'incrocio del modulino sottostante e vado a chiudere la mia maglia alta. Adesso ci andiamo a riagganciare all'altro pezzo e andiamo a chiudere il nostro sottomanica. Entriamo nel primo punto di lavorazione e chiudo con un punto bassissimo. Rientro nel punto in cui ho chiuso adesso l'aggiunta dei sottomanica e lavoro il mio punto basso. Faccio le 3 catenelle di separazione, lascio liberi i 3 punti del blocchetto e vado sul punto di chiusura del blocchetto stesso e lavoro la maglia bassa a chiudere l'archetto. E abbiamo, vedete, chiuso anche l'altro sottomanica. Continuo a lavorare il mio giro di archetti, sempre con le 3 catenelle, salto i punti centrali, vado su quello di chiusura del blocchetto e lavoro il mio punto basso e continuo in questo modo fino ad arrivare laddove abbiamo chiuso il primo sottomanica. Sono arrivata laddove abbiamo chiuso il primo sottomanica, ho lavorato le 3 catenelle per l'ultimo archetto, vado nell'ultimo punto di lavorazione e lavoro il mio punto basso di chiusura di questo primo giro in tondo. E così è come vi si presenterà la vostra lavorazione. Continueremo adesso lavorando i 2 giri di ripetizione del punto blocchetti. Vi faccio vedere come andare a lavorare questo giro e poi continuerete voi per le ripetizioni che volete dare prima dell'introduzione del nuovo punto. Ripartendo adesso da dove abbiamo chiuso questo primo giro in tondo, che è il giro di archetti, quindi il giro di preparazione alla lavorazione del punto blocchetti, lavoro le mie 3 catenelle, che saranno il primo punto di lavorazione del giro,
carico il filo, vado all'interno del primo occhiellino e lavoro i miei 3 punti alti, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado sull'incrocio tra un occhiello e l'altro, entro, estraggo e chiudo la mia maglia alta di chiusura del mio primo blocchetto. Carico il filo, vado nell'occhiello successivo e lavoro i 3 punti alti, 1, 2 e 3. Chiudo il blocchetto sull'incrocio tra i due occhielli, entrando nel punto e lavorando la mia maglia alta. Carico il filo, vado nell'ultimo occhiellino che ho aggiunto e lavoro i miei 3 punti alti, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado sulla maglia bassa che ho fatto sull'altro lato del lavoro e chiudo il mio ultimo blocchetto del sottomanica e continuo lavorando 3 punti alti, 1, 2 e 3, il punto alto sul punto basso che mi chiude l'archetto e continuo in questo modo fino ad arrivare all'altro sottomanica nel quale lavorerò allo stesso modo gli occhielli così come abbiamo fatto adesso. Io mi porto avanti e vi faccio vedere come chiudere il giro. Sono all'altro sottomanica, vedete? Ho già lavorato le mie 3 maglie alte nell'archetto, carico il filo, vado sul punto basso che chiude l'archetto stesso e lavoro il punto alto di chiusura. Se abbiamo delle godine da nascondere, lo possiamo fare tranquillamente durante la lavorazione, così eviteremo di farlo alla fine della lavorazione del progetto. Carico il filo, vado nel primo occhiello e mi lavoro i 3 punti alti, 1, 2 e 3. Alla fine gli occhielli fungono da sostituzione agli archetti che abbiamo lavorato per la parte centrale. Carico il filo, vado sull'incrocio e lavoro l'ultimo punto di chiusura del primo blocchetto. Vado nell'occhiello successivo e lavoro i miei 3 punti alti, 1, 2 e 3. Vado sull'incrocio e lavoro il punto di chiusura. Vedete che mi sto nascondendo anche le mie codine. Carico il filo, vado a lavorare l'ultimo occhiello, lavoro i miei 3 punti alti, 1, 2 e 3. Vado adesso sul punto basso dell'archetto successivo e chiudo l'ultimo blocchetto del sottomanica. Continuo adesso a lavorare negli archetti per la parte centrale con le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, punto alto sul punto basso di chiusura dell'archetto sottostante e continuo per tutta quest'altra parte del dietro, diciamo così, 2 e 3, punto alto sul punto basso. Arrivati laddove abbiamo iniziato, vi faccio vedere come chiudere il giro. Sono arrivata a inizio a laddove abbiamo iniziato il giro. Ho lavorato i miei 3 punti alti nell'ultimo archetto. Il punto alto lo abbiamo già lavorato
perché è quello che è stato sostituito con le 3 catenelle, quindi funge sia da apertura del primo blocchetto di lavorazioni di inizio giro, sia da chiusura dell'ultimo blocchetto di fine giro. Vado nella terza catenella in alto e chiudo con un punto bassissimo. Ora, io per la fascia del seno ho lavorato, dopo questo primo giro in tondo, altri due giri identici, ripetendo il giro di archetti e il punto blocchetti, così come l'abbiamo lavorato adesso. L'ho misurato e mi stava leggermente largo, quindi nell'ultimo giro, per andare a restringere un pochettino la parte del, ho fatto una diminuzione di un punto, un blocco sì e un blocco no. Se voi avete questa necessità, provatevi lo sprone e vedete se ritenete opportuno di doverlo stringere. Vi faccio vedere adesso in questo giro di ripetizione come andare a fare la diminuzione, anche perché i due giri, 2, 3, 4, 5, quelli che vi servono per andare a coprire tutto il seno, li deciderete voi a seconda delle vostre misure. Facciamo conto che io abbia lavorato tutta la mia fascia per andare a coprire il seno, devo fare adesso il giro di diminuzione. Vado a lavorare il giro di archetti di preparazione, sempre allo stesso modo, entro nel punto in cui abbiamo chiuso il giro adesso e lavoro il mio punto basso. Faccio le mie 3 catenelle di separazione per lo spazio, lascio tutti e 3 i punti centrali, vado sul punto di chiusura, quello che abbiamo lavorato sull'incrocio, qui siamo al sottomanica, e chiudo con un punto basso il mio archetto. 3 catenelle, 2 e 3, salto i 3 punti successivi, vado nel quarto e chiudo con un punto basso. 3 catenelle, salto i 3 punti successivi, vado nel quarto e chiudo il mio archetto e siamo, vedete, nella parte del dietro, del davanti, a seconda della posizione in cui state, e continuiamo la lavorazione del giro di archetti sempre con le 3 catenelle. Saltiamo i 3 punti, andiamo nel punto che chiude il blocchetto e lavoriamo il nostro punto basso di chiusura dell'archetto e continuiamo in questo modo per tutto il giro. Arrivati da quest'altra parte andremo a chiudere il nostro giro con un punto bassissimo nella maglia bassa iniziale. Io continuo e poi vi faccio vedere come diminuire un blocco sì e un blocco no, e poi andremo ad introdurre il nuovo punto per chi lo vorrà fare, oppure potrete benissimo continuare con il giro di appunto blocchetti ripetendo i due giri, quello di archetti e quello di maglie alte, fino alla lunghezza che desiderate. Sono alla fine del giro e vado a chiudere l'ultimo archetto nella maglia bassa iniziale con un punto bassissimo. Vi faccio vedere adesso il giro di diminuzioni nel caso dovete ridurre un pochino la larghezza per andare a lavorare poi il tronco, e seguirà un tutorial ulteriore, che sarà anche l'ultimo, nel quale vi farò vedere la lavorazione della seconda sequenza che ho introdotto. Ho lavorato alternando i due colori, il giallo e il verde, e per chi volesse vi faccio vedere anche, sempre nell'ultimo tutorial che seguirà a questo, la lavorazione della manica che richiama lo stesso motivo dello sprone sulla parte alta e laterale, mentre sotto l'ascella ho mantenuto il punto blocchetti. Andiamo quindi a lavorare il giro di diminuzioni e lo facciamo in questo modo. Faccio le mie 3 catenelle di inizio giro che mi sostituiscono il primo punto alto e nel primo archetto disponibile vado a lavorare due punti alti invece di 3, quindi 1 e 2.
carico il filo, vado sulla maglia bassa e chiudo il primo blocchetto di maglie. Nell'archetto successivo lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, un punto alto sulla maglia bassa a chiusura del blocchetto. Nel blocchetto successivo lavoro 2 punti alti, quindi diminuisco di un punto, un punto sulla maglia bassa e continuo in questo modo fino a terminare tutto il giro. Qui ho fatto la mia diminuzione, nell'archetto successivo andrò a lavorare il blocchetto per intero con la maglia iniziale, le 3 maglie centrali e la maglia finale. Se avete bisogno di ulteriori diminuzioni potete fare un altro giro in cui andate a diminuire esattamente allo stesso modo. Completerete poi il giro chiudendolo sulla terza catenella iniziale con un punto bassissimo e da lì andremo ad introdurre la prossima volta l'altro motivo che ho scelto per la lavorazione del tronco di questo progetto. Tanto che voi vi portate avanti con il lavoro, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete i video. Io vi aspetto per l'ultimo step che va a completare il progetto che ho chiamato Saturnia. Tutte le informazioni riguardo al progetto e di tutti gli altri progetti le trovate nelle info box sotto ai video stessi. Intanto vi saluto e vi aspetto per l'ultimo step per andare a completare il progetto.